Ragazzi, oggi partita importantissima contro il Manchester City. Abbiamo bisogno di tutto quanto il vostro supporto per farcela. Arriviamo a 2000 mi piace anche per questo episodio. Io vi lascio al video, buona visione, bella. Ciao a tutti ragazzi, qui è Giulio Dragassante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 13 con la carriera allenatore con il Napoli. In questo episodio andremo a giocare tre partite: la prima contro il Genoa, la seconda di Champions contro il Manchester City e la terza infine di campionato contro il Chievo. Dobbiamo far giocare ovviamente la squadra delle riserve, tra virgolette, contro il Genoa. Dico tra virgolette perché ci sono giocatori del calibro di Belotti, che fa il suo esordio con la maglia del Napoli. Mertens lo facciamo giocare sulla sinistra, visto che Insigne comunque appartiene alla formazione dei titolari, è arrivato anche ad 86. E per il resto formazione confermata con Haaland, Diawara, Barreca, Tonelli, Maximovic e Donnarumma in porta. Detto questo, noi ci vediamo in campo per giocare la prima partita di questo video. Mi raccomando ragazzi, 2000 mi piace per questo video molto speciale, perché dopo andremo a giocare la partita contro il City. Noi ci vediamo in campo, buona visione, bella. Ci siamo ragazzi, siamo a San Paolo, le squadre stanno per entrare in campo, inizia adesso Napoli-Genoa. Rog, è buona per Belotti, dentro, appoggia per Haaland, Haaland la finta, dentro per il Gallo, non ci credo, Belotti, Belotti, sulla respinta Belotti, traversa Belotti, non ci posso credere. Vabbè dai ragazzi, ma subito vicino al gol il Gallo Belotti, anche molto sfortunato perché ci ha provato 35 volte di fila. Calabria, diventa buona per Berardi, Berardi la mette giù, passa in mezzo a due, Berardi sinistro, al giro di Berardi. E palla fuori di poco. Come sempre facciamo fatica a trovare il primo gol. Sempre, oh. Rosso, rosso, rosso per Maximovic. È colpa mia, è colpa mia. Rog infortunato, Rog infortunato. Palla dentro, Garpela mette giù. Occhio Laxalt. E vabbè, è arrivata la beffa. E finisce qua. Andiamo avanti ragazzi nel calendario, perché ci sarà la prossima partita contro il Manchester City. Dimentichiamo quello che è successo. Maximovic squalificato, lo so. Scusate ragazzi, mi scuso con tutti per quel fallo, mannaggia. Isai vuole giocare al posto di Calabria, lo so. Adesso ragazzi cerchiamo di prendere un po' di entusiasmo per questa partita, dai. Formazione titolare, in campo Insigne, Milik lì davanti, Kayekon, Zielinski, Rugani, Albiol. Ok, Maximovic è squalificato per il campionato, quindi in Champions può stare in panchina. E andiamo signori a riscattare la partita contro il Genoa, giocando una partita perfetta contro il Manchester City. Siamo ovviamente a difficoltà leggenda, maglietta nera per noi e maglietta azzurra per il Manchester City. E noi ci vediamo ragazzi in campo per giocare questa partita contro il City. Ci siamo ragazzi, siamo qui dello stadio del Manchester City. Le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Manchester City Napoli. Maglietta nera per noi. Non ho mai giocato con la maglietta nera in questa stagione, in questa serie. Speriamo che ci porti fortuna. Amsic diventa buona per Zielinski. Palla dentro per Gomez, allarga per Milik. Milik con il destro, Milik. Siamo in vantaggio contro il Manchester City dopo 12 minuti. Colpisce Arkadiusz Milik. Va a esultare contro la bandierina. Siamo passati in vantaggio, una bellissima azione. Stiamo concentrati però ragazzi, rimaniamo concentrati su questa partita, perché i nostri punti deboli sono la difesa e la scarsa concentrazione quando passiamo in vantaggio. Fernandinho parla per il Kun Agüero, spalla alla porta, appoggia per Fernandinho. No, non lasciamolo passare così. Palla fuori di poco. Concentrati ragazzi, concentrati. Attenzione qua, sbaglia il rilancio, sbaglia il rilancio City. Kayekon, palla dentro per Milik, che di tacco la mette dentro. Un errore clamoroso ragazzi del Manchester City, che sbaglia il rilancio, si fa un suicidio. Guardate lì, Kayekon la prende, appoggia per Milik e poi di tacco, senza guardare, la mette dentro. Doppietta di Milik dopo 30 minuti. E io non mi capacito di come contro il Genoa non riusciamo a fare quello che sappiamo fare meglio e contro il Manchester City ci scateniamo. Zielinski, palla dentro per il Papu Gomez, che prova un pallonetto e la palla va fuori. Probabilmente siamo avvantaggiati quando una squadra non si chiude. Forse il Genoa era
tutto lì rinchiuso nella sua metà campo e noi facciamo fatica a trovare spazio. Invece il Manchester City magari si sbilancia un po' di più, perché giustamente deve attaccare, non può aspettare di agire, diciamo, in contropiede. E quindi noi troviamo più spazio. Milik appoggia dentro per il Papu Gomez. Vediamo se la tiene dentro Gomez. No. Calcio di punizione per il Manchester City comunque. Ci va De Bruyne. Stiamo attenti. Il tiro di De Bruyne e la parata di Reina, che riesce anche a bloccare. C'è ancora il City però, con Silva. Palla dentro per Agüero. Lo sapevo. 2-1. Abbassiamo un attimo la concentrazione e ci puniscono. Sempre, oh, sempre. Stiamo attenti. De Bruyne, non lasciatevi superare così. 1-2. De Bruyne e la parata di Reina. Adesso sì che si soffre, mannaggia. È uscito Agüero? Perché? Perché è uscito Agüero? Anzi, meglio per noi. Intanto la rovesciata di Touré. Cioè, meglio per noi che sia uscito. Però è una mossa assurda da parte del City. Però vabbè, contenti loro. Attenzione qua, Fernando. Palla dentro per il nuovo entrato De Bruyne. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. E ti piacerebbe De Bruyne, ti piacerebbe, mannaggia. Fuori gioco. Però questo secondo tempo è di sofferenza. Forza Callejon, fino in fondo. Callejon, il cross tagliato dentro. Milik, buttati. Perché? Perché non ti sei buttato, Milik? Perché non hai messo la testa? Che era passato quel pallone. Comunque Amsic, Gomez appoggia bene per Insigne. Insigne, Insigne, Insigne. Con il sinistro Insigne. La parata di Lopez. Company, vediamo se riusciamo a prenderla. Riesce forse a fare l'ultima azione del Manchester City. Arbitro però, potresti anche fischiare per una volta. Eh sì. Finisce qua ragazzi, bella partita. Complimenti ai nostri giocatori. Riusciamo a vincere 2-1 fuori casa. È un risultato più che positivo. 7 tiri per noi, 7 tiri per il Manchester City. Partita equilibrata. Nel secondo tempo ci hanno schiacciato, però nel primo tempo abbiamo fatto assolutamente meglio noi. La prossima partita sarà contro il Chievo. Abbiamo due mail da leggere. L'offerta per quanto riguarda la nazionale del Messico e Isai, che ci ringrazia perché l'abbiamo fatto giocare contro il Manchester City. Non c'è problema, Isai. Per quanto riguarda la formazione, facciamo giocare la formazione delle riserve. Però Maximovic non può giocare, visto che per colpa mia è andato fuori. E al suo posto fa gli straordinari Rugani. Assolutamente. Dobbiamo assolutamente vincere contro il Chievo, perché l'Inter ci ha scavalcato e lì a quota 55. E dobbiamo anche guardarci indietro, perché la Juventus è a pari punti con noi a quota 54. Noi siamo avanti solo perché abbiamo vinto nello scontro diretto. Comunque, maglietta azzurra per noi. Anzi, sapete che cosa vi dico? Maglietta nera, visto che ci porta fortuna. Gialla per il Chievo. E andiamo, signori, a giocare questa terza partita di questo video. Ci siamo ragazzi, siamo fuori casa. Le squadre stanno per entrare in campo e inizia adesso Chievo Verona Napoli. Attenzione qua, Berardi recupera palla. Forza Berardi, palla dentro per Belotti. Belotti dentro subito per Rogo con il destro. La parata di Sepe, l'ex di questa partita. Sarà calcio d'angolo, ci va Berardi. Palla dentro, allontana via Gamberini, un altro ex. Attenzione qua, Rogo recupera palla, appoggia per Belotti. Si gira bene, Belotti dentro per Rogo. E buona Rogo con il destro. Ancora Sepe che la prende. Attenzione qua, stiamo attenti a Birsa. Birsa, occhio, fermatelo, troppo spazio. E palla fuori di poco. Forza Alla, allarga per Calabria di prima. Fallo che regolare per Berardi. Berardi la finta, poi appoggia dentro. È buonissima e non potete sbagliare queste cose. Vediamo un po' se riusciamo a ripartire. Dai Belotti, forza per Mertens. Dai Dries, dai Dries, accelera che sei 100 volte più veloce di tutti loro messi insieme. Dai Dries, dai Dries, mettila dentro bene. Perché, perché, poi ancora buona dentro. Milik, Tonelli, 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 signori. Il bomber di questa partita è lui. E andiamo, ero su attacco totale. Ecco perché era salito Tonelli, il capitano di questo Napoli. Rimettiamoci su difensiva e cerchiamo di gestire adesso, non correndo rischi, perché questi tre punti sono fondamentali. Mertens diventa buona per Diawara, subito per il gallo Belotti. Forza Belotti, fino in fondo Belotti. Palla dentro per Diawara, Diawara il destro di Diawara. E palla fuori di poco. È entrato De Guzman, un altro ex di questa partita, e siamo arrivati a 3 ex. Barreca, è buona per Mertens. Barreca di prima per Rog, si gira benissimo Rog. Palla dentro per Belotti con il destro, la parata di Sepe. Occhio qui, Birsa, inglese, palla dentro per Meggiorini, il destro ribattuto, da che fortuna! Mamma mia, se segnavano così io me ne andavo, Io me ne andavo se segnavano così. C'è arrivato Donnarumma. Arbitro fischia, grande. Mamma mia, un rimpallo e si era trovato lì davanti alla porta. Per fortuna che Donnarumma è stato bravo a leggere la situazione. Vinciamo questa partita, 7 tiri per noi, 5 tiri per il Chievo e andiamo avanti. Facciamo gli allenamenti. Isai è arrivato ad 83, perfetto. Anche Donnarumma sta crescendo, anche Rog, anche Zielinski tra un po' arriva a 82 se non sbaglio. Quella è la classifica, l'Inter ha perso? No, non ha ancora giocato.
giocato. La Juve ha vinto e quindi si trova lì ancora a pari punti con noi. La prossima partita sarà contro l'Atalanta. La Juventus ha già giocato e ha già vinto la sua partita. Invece l'Inter ha giocato quella di prima e ha perso, perché è ancora dietro di noi. Anzi, ha pareggiato 2-2 contro il Bologna. La Juventus però comunque ha vinto ancora e quindi è lì a quota 60. Squalifica scontata, Maximovic quindi ancora a disposizione. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Non perdetevi il prossimo episodio, perché andremo a giocare la partita contro l'Atalanta, la partita contro la Roma di Coppa Italia e la partita contro ancora la Roma di campionato. E poi nell'altra ancora la partita contro il Manchester City. Dobbiamo stare attenti perché la qualificazione ancora non è sicura, quindi massima concentrazione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, 2000 mi piace anche per questo episodio. Non smettete di supportare questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!